Il Movimento 5 Stelle prosegue la propria azione contro il progetto proposto da questo centro-sinistra sull'area di Risulta. Siamo contrari appunto alla privatizzazione che il sindaco Alessandrini prevede per i prossimi 20 anni, perché si consegnano sostanzialmente nelle mani di un privato i 13 ettari dell'area di Risulta e tutto il centro città. E questo in cambio di un progetto che non darà certamente nessun motivo di lustro alla città di Pescara, ma anzi proseguirà in un'azione di danneggiamento sia per quanto riguarda dalle attività commerciali, sia per i lavoratori in generale che per i residenti. Quello di domani è un ennesimo incontro che il Movimento 5 Stelle ha organizzato e in particolare ci focalizzeremo sull'attività di partecipazione consentita ai cittadini nell'ambito di quei procedimenti amministrativi come le varianti. Quello infatti dell'area di Risulta è un progetto in variante che quindi prevederà per una prima fase una adozione in consiglio comunale e che dovrebbe essere la fase che appunto arriva in consiglio tra poche settimane. Subito dopo la fase di adozione è consentito ai cittadini di poter esprimere le proprie osservazioni e domani sera appunto alle 20:30 nella sala consigliare del comune di Pescara faremo insieme ai cittadini proprio un corso di formazione sulle osservazioni.